primo Football Frontier International. Tra pochi istanti il tanto atteso incontro tra la nazionale giapponese, la Inazuma, e la nazionale del Kotarl, i piccoli giganti. Forza, Mark, dai! Dopo un torneo ricco di vicissitudini e di colpi di scena come l'eliminazione della nazionale brasiliana e dell'italiana Orfeo, non ci rimane ora che assistere alla finale. A quale delle due squadre arriverà la vittoria del primo Football Frontier International? Lo scopriremo insieme alle centinaia di migliaia di spettatori sugli spalti di questo splendido stadio. Non vedo l'ora di cominciare. Dobbiamo rimanere concentrati. Che emozione. Non sto nella pelle. Sono così emozionato. Mark, vieni qui. Eccomi. In campo, ragazzi. Forza, andiamo. Sì! Scusate, io devo andare in bagno. Non cambi mai, Jack. Persino nella finale. Ormai ci siamo, Mr. Evans? Poter lottare finalmente contro la squadra di Mark per il titolo. Sono così eccitato. Lei sapeva fin dall'inizio che sarebbe finita così? Certo che no. Io punto solo a raggiungere il massimo livello di gioco. E con questa squadra io credo che sia possibile. Lo spero tanto. Siete stati bravi ad arrivare fin qui. Conoscete bene voi stessi. Avete imparato quali sono i vostri punti di forza e le vostre debolezze. Quindi adesso andiamo! Andiamo a vincere il torneo! Sì! Sì! Attenzione! Ecco che le due squadre fanno il loro ingresso in campo! Finalmente sta per alzarsi il sipario sulla finale! Nonno! La Inazuma è una squadra tenace e cercherà di agguantare la vittoria con tutte le forze. È il momento di alleggerirvi. Adesso? Bene, ragazzi, toglietevi tutto! Zavorre? Ma quelle cinture sono dei pesi! Ogni giocatore porta 20 kg. Ma sono tantissimi! Hanno sempre giocato le loro partite con quei pesi addosso. E non hanno mai usato nessuna tecnica speciale. Nessun colpo speciale. Le due squadre sono pronte per darsi battaglia. Levin, come vedi l'inizio della partita in base agli schieramenti? La Inazuma e i piccoli giganti hanno adottato un modulo con due punte, molto equilibrato. Pare che gli allenatori delle due squadre adottino lo stesso stile di gioco, e cioè osservare prima l'andamento della partita, per poi rafforzare attacco o difesa secondo le necessità. Chiarissimo! Quindi non si può prevedere come andrà questo incontro. Ci siamo! È la partita che rimarrà nella storia! La finale del primo Football Frontier International! Tra qualche istante il calcio d'inizio! Andiamo! Sì! La Inazuma entra subito in possesso della palla! Si comincia! Dragonfly si porta in avanti! Cosa? Flar gli ruba la palla! Che velocità straordinaria! Sono davvero velocissimi! Ma noi possiamo stargli dietro! Ricorda l'allenamento speciale con la Orfeo! Ora! Sharp intercetta la palla! Bravo Jude, così si fa! Kevin, Axel, portatevi in avanti! Ok! Benissimo! Bel lavoro, Jude! Dopo l'allenamento speciale con l'Orfeo, siamo in grado di rispondere ai movimenti dei nostri avversari. David! Axel! Cross al centro per Blaze, che si è portato in area. La prima occasione gol per il Giappone. Ok! Affidamento esplosivo! Potenza 2! Fai così! È ora di usarla, Mr. Evans. Di luce! X! Che cosa? Mano di luce X! Parata! Hector Helio ha bloccato senza alcuna difficoltà il tiro micidiale di Blaze! Sono stupito, è la prima volta che in questo torneo i piccoli giganti si servono di un colpo speciale. Già! E così questa è la tua mano di luce, Hector?
Complimenti! Ha tirato direttamente in porta. Ha un rilancio potente. Con questo gesto, Hector mi sta chiaramente lanciando una sfida. Farò tutto il possibile per vincere, Mark. Attaccate, forza! Ecco che la Inazuma parte di nuovo all'attacco. Ma i piccoli giganti chiudono gli spazi. Sharp è in possesso di palla, ma viene bloccato. Jude, il cielo! Il cielo? Ho capito. Pronti, ragazzi? Lo facciamo, Jude. Pronti! Tattica speciale, oltre il cielo! La Inazuma effettua una serie di passaggi aerei su cui i piccoli giganti non riescono a intervenire. Volevano far questo. Tua, Zephyr! È mia! Scordatelo! Axel! Zephyr Vitesse anticipa il passaggio alto diretto a Blaze! Mai visto un salto così! Ma come? Oltre il cielo non ha funzionato! Forza, ancora una volta! Arriviamo! Ma che cos'è? Cosa stanno facendo? È una tecnica micidiale! Spinta circolare! Lo spingono indietro! Forza, Jude! Non mollare! Dai, resisti! Ora è nostra! Il bomber dei piccoli giganti sono io, Drago Hill! Prendi questa! Morsa doppia! Parata suprema! Il primo tiro micidiale effettuato dai piccoli giganti in questo torneo e balza loro il primo gol! I piccoli giganti sono in vantaggio! La parata suprema è stata battuta! Eppure, Willy, ogni volta che Mark mette in pratica una tecnica micidiale c'è sempre la sensazione di un'energia che scaturisce da dentro. Però questo non vale anche per la parata di poco fa. Il tempismo nel ricevere la palla, la posizione, i piedi puntati a terra. C'era qualcosa che non andava. Sembrava che Mark non riuscisse a concentrare la sua forza in un unico punto. Hai ragione, Darren. La parata suprema va perfezionata. Così, questa è la squadra di mio nonno. Bene, con la palla al Giappone riparte l'incontro. Riuscirà la Inazuma a ribaltare il risultato? I giocatori della Inazuma hanno dimostrato di avere grande tenacia in difesa. Adesso hanno bisogno di passare all'attacco. Kevin Dragonfly prende la palla e avanza spedito! Avete segnato, ma adesso tocca a noi! Sono qui, Kevin, passa! Ok, tua! Xavier Foster sale lungo la fascia! Sì, così, così va bene. Giocando solo in difesa non si può vincere. Avete capito? Anche se andate in vantaggio, ricordate che questa è una vera partita. Difficile scordarlo. Se ci portiamo in vantaggio, la vittoria sarà nostra. E poi abbiamo Hector in porta, no? Proprio non capite, non è vero? Se parlate in questo modo, significa che avete ancora molta strada da fare. Vedrete, bloccherò ogni attacco. Fatti sotto, Inazuma! Prendila, Kevin! Uno splendido assist per Dragonfly! Soffio del drago! Livello 3! Mano di luce! X!
Pass! Il portiere Hector Helio ha stoppato con decisione il tiro portentoso di Kevin Dragonfly. Nathan Swift intercetta la palla. La Inazuma non smette di attaccare. Turbine supremo! Evoluzione 1! Xavier! Meteora dirompente! Livello 3! Mano di luce! X! Anche il tiro di Foster è stato neutralizzato dal portiere Hector Helio. Non ancora! Attacco volante! Livello 3! Archer si rimpossessa della palla e la dà subito in avanti. Vai, Axel! Avvitamento esplosivo! Potenza 2! Mano di luce! X! E portiere straordinario, questo Hector Helio ha neutralizzato la raffica di tentativi di attacco della Inazuma. Che mito, Hector! Dopo tutte quelle parate non si è minimamente scomposto. È il portiere più forte della squadra più forte. Siamo senza dubbio i giocatori più formidabili del mondo. Questi ragazzi sono davvero forti. Tuttavia, hanno ancora molto da imparare. Ottima difesa dei piccoli giganti che ora contrattaccano. Forza, ragazzi, un altro gol! Ora ti fermo! Sei troppo lento! Rus accelera, seminando Sharp! Riesce di nuovo a liberarsi con una triangolazione e nessuno riesce a fermarlo. E ora lancia la palla al centro! Bene, prendi questa! Forza doppia! Parata suprema! Incredibile! Mark Evans ha difeso la porta con il proprio corpo sbattendo contro i pali! È una parata determinante! Calcio d'angolo per i piccoli giganti. La Inazuma sembra trovarsi di nuovo in difficoltà. Eccola! Tua, Yashir! Colpo multiplo! Ora! Parata! Suprema! Colpo di testa di Wallside a protezione della sua porta. Ehi, Jack, va tutto bene? Benissimo. Non segneranno, costi quel che costi. Già. Beh, c'era da aspettarselo. La difesa della Inazuma è davvero fortissima. Già, ma con la prossima azione faremo gol. Di nuovo un calcio d'angolo. La squadra giapponese è schierata tutta in difesa per contrastare l'attacco dei piccoli giganti. Kane colpisce di testa! Frost allontana la palla dall'area! Non ancora! Il traversone di Kane è stato bloccato da Drago Hill! Forza doppia! Si mette male! Ehi, Kevin! Stai bene? Pazzesco! Dragonfly ha bloccato la palla con l'addome, ma il colpo era così forte da spingerlo fino alla porta! Se lo scordano di segnare. Kevin! Kevin! Kevin, non si alza! Austin! Sì? Sostituiscilo! Sì. Attenzione, c'è movimento sulla panchina giapponese! Al posto di Kevin Dragonfly, infortunato, entra Austin Hobbs. Contiamo su di te, Austin. Ragazzi, ho un messaggio da parte dell'allenatore. Cioè?
E con il terzo calcio d'angolo riprende la partita. La palla deviata di pugno da Evans viene respinta da Kane. La Inazuma sta attraversando un momento molto critico. Ma ecco che Hill entra in possesso di palla. L'attacco dei piccoli giganti non è finito. Ragazzi, ce la farò. Non passerai! Di là! Cosa? Ora ci penso io! Foster spazza via la palla! La squadra giapponese è di nuovo in difficoltà! Guardate! Tutti i giocatori della Inazuma sono schierati davanti alla porta! Tutta la squadra è intenzionata a difendere la porta! Ma ragazzi, siete tutti qui! È un ordine di Mr. Travis. Ascolta! Finché non riuscirai a perfezionare la tua parata suprema, noi ti aiuteremo! Difendendo la porta insieme a te! Ha preso una decisione piuttosto drastica, vero Travis? Sì, però ci ho riflettuto molto. Mi sono chiesto qual è esattamente il punto di forza della Inazuma. Grazie a che cosa siamo riusciti ad affrontare le squadre più forti del mondo? Ed oltre ad affrontarle siamo riusciti anche a batterle. Non pensa che questi risultati siano soltanto frutto dei suoi allenamenti? Non credo. No, quelli c'entrano soltanto in parte. Se i ragazzi sono riusciti ad arrivare fin qui, è grazie al loro impegno nell'affrontare gli avversari. In ogni incontro hanno superato le mie aspettative, riuscendo a migliorare sempre di più. E ogni volta, al centro di ogni azione, c'era Mark. Mark è praticamente il cuore della squadra. Inoltre, è riuscito a superare ogni ostacolo, per quanto arduo. Non c'è dubbio. È proprio grazie alla sua presenza in campo che la Inazuma riesce a tirare fuori il massimo delle sue potenzialità in ogni partita. Se Mark sta bene, allora le cose funzionano. Perché quando c'è Mark, anche gli altri ce la mettono tutta. La Inazuma è come un unico grande cerchio e Mark ne rappresenta il centro. Già. Finché formano un cerchio, non possono crollare. Anche se vengono spinti al limite, non perdono. Certo, ho capito, chiaro. Invece, secondo me, i piccoli giganti sono come delle colonne. E si sono perfezionati fino a raggiungere il massimo livello. Sono forti, possenti. Sono come 11 colonne perfette. Cerchi e colonne. I piccoli giganti sono tutti atleti singolarmente impeccabili, mentre Mark e gli altri riescono a rendere al 100% quando sono insieme. Quindi, è questa la chiave della partita, no? Certo, ma adesso sono talmente sopraffatti dalla forza dei piccoli giganti che hanno perso di vista il resto. E in queste condizioni... Tutti i giocatori giapponesi sono davanti alla porta. Ma per quanto tempo resteranno così? Quale sarà la loro strategia? Mark! Mister, che cosa vuol dire? Mister, che cosa vuol dire? Ma mister, non hai intenzione di spiegare anche a Mark il discorso delle colonne e del cerchio? No, non ce n'è bisogno. La fascia di capitano della Inazuma. Sono il capitano. E il portiere. Che cosa stavo combinando? La pressione dei miei avversari era così forte che avevo scordato una cosa basilare. Sono io che devo difendere la porta. Gli altri devono giocare secondo i loro ruoli. È questo che voleva dirmi, vero mister? Oh! Finché stanno così possiamo anche provare a segnare, ma sarà dura. Infatti è proprio ora di darci un taglio. Ora la palla passa a Hill. Riuscirà la Inazuma a bloccarlo così schierata in difesa? Per i miei amici e per la Inazuma sono io il capitano. Usa il cuore per credere nelle tue forze. Drago! Difendo io la mia porta!
Lo vedremo! Forza doppia! Ferma Inazuma! Parata! Parata! Parata suprema! Ce l'ho fatta! Ci sono riuscito! Ho effettuato una parata suprema! Formidabile, Evans! Ha parato senza esitazioni il portentoso tiro di Drago Hill! Ce l'ho fatta! Bene, Mark l'ha perfezionata finalmente! Bravissimo, Mark! Bel lavoro! Grande parata! Evviva, evviva! Grandioso! La parata suprema! Alla fine c'è riuscito. Ce l'hai fatta, Mark. Complimenti, bravissimo. In ritardo come al solito, capitano? Come al solito, sì. Vi ho fatto aspettare, vero? Tutti insieme mi avete protetto. Quindi adesso... tutti insieme attaccheremo! La palla che abbiamo fermato insieme. Adesso insieme la butteremo in porta! Sì! Tutti all'attacco, forza! Sì! Andiamo! Finalmente la Inazuma riparte in blocco in contropiede! Non lo permetterò! La prendo io! Judy Sharp recupera il pallone perso da Wallside e prosegue l'azione offensiva! Harley! Arge! Lo fermo io! Blair contrasta violentemente Hawkins! Non posso permettermi di cadere proprio adesso! Ora che il capitano si è risollevato, non devo cadere! Archer Hawkins rimane in piedi! Cosa? Sean! Ci sono! Non passerai! Ah! Frost sfonda la difesa avversaria che non riesce a contrastarlo! Come? Dietro di noi! Ah! Dietro di noi! C'è sempre lui, il nostro capitano! Quindi ora noi... dobbiamo puntare alla porta! Dritti all'obiettivo! La Inazuma è inarrestabile! Grazie a un perfetto gioco di squadra si sta avvicinando alla porta avversaria! Si muovono in modo completamente diverso ora. Ogni giocatore è unito all'altro quasi a formare una cosa sola. Anche se fanno gioco di squadra come noi, è completamente diverso dalla nostra barricata impenetrabile. Riesco a vederlo, il grande cerchio di cui Mark è il centro. La Inazuma si è evoluta di nuovo! La partita è un susseguirsi di capovolgimenti di fronte! Noi abbiamo uno stile di gioco che col tempo e l'esperienza ha preso una forma definita. Invece, quello della Inazuma è ancora incompleto ma flessibile. È per questa ragione che riescono ad adattarsi a ogni partita. Dedicandosi al calcio con tutte le loro energie, sono riusciti a far evolvere in modo spettacolare il concetto stesso di calcio. Anche nella partita con noi, anche in quell'incontro. Se continuano a crescere così, oggi potrebbero anche vincere. Qualunque sia l'avversario, se abbiamo il coraggio di affrontarlo, insieme possiamo sconfiggerlo. Tanto ti blocco! Drago Hill ferma Foster, impedendogli il dribbling. L'attacco compatto dei giocatori della Inazuma è destinato a finire così? Incredibile, anche il portiere Mark Evans sta correndo verso la porta avversaria! Tutti insieme difendiamo, tutti insieme attacchiamo! Noi tutti insieme vinceremo questo torneo! Cosa? Scarica! Stellare! Mano di luce! Hicks! Ah!
E vai! È entrata! Gol! L'Aina Zuma alla fine con tutti i suoi giocatori in attacco è riuscita a infilare la porta di Hector Helio! Pareggio! La squadra giapponese si è portata sull'1-1! Che finale! Sei riuscito a perfezionare il tuo attacco! È sceso dal cielo un nuovo raggio di speranza! È stata proprio una scarica stellare! Il loro grande cerchio ha inghiottito i piccoli giganti. Ce l'hanno fatta! È vero. Tuttavia, la partita inizia adesso. Che incontro grandioso! Non so immaginare cos'altro succederà. Mai vista una partita così? Un giorno anche noi giocheremo una finale come questa! Sì, puoi contarci! Caspita! La parata a mano di Luce X è stata battuta! L'ho percepito chiaramente. Era lo spirito di Mark. Lo sento ancora. Bene, molto bene. Allora che ne dite? È divertente, no? Questo sì che è vero calcio. Oh. Ma mister... Mister Evans. Sì, siamo dei veri campioni, ragazzi! Sì, sì, partita memorabile. Viva! Viva la Inazuma! Così è questa la famosa Inazuma. L'arbitro fischia la fine del primo tempo. Una partita intensa questa finale. Si va al riposo con un pareggio. I giochi sono ancora aperti. Tutto verrà deciso nel secondo tempo. Il fischio dell'arbitro mette fine al primo tempo di questa emozionante finale. Le squadre sono in perfetta parità. Hanno segnato. La mano di Luce X di Hector è stata neutralizzata e ci hanno raggiunti. Una partita così non può e non deve essere una passeggiata. Il mister ha perfettamente ragione. Il nostro obiettivo è diventare i migliori del mondo. Non ci dobbiamo meravigliare. Dopotutto, se sono arrivati in finale, sono di certo molto bravi. Sono riusciti a pareggiare grazie all'impegno di tutta la squadra. È vero. All'inizio pensavo che non valessero molto. Invece, più va avanti la partita, più diventano forti! È incredibile, incredibile! Giocare contro un avversario del genere è esaltante! Ma non dobbiamo dimenticarci che siamo i più forti! Sconfiggeremo la Inazuma! Vinceremo noi! Ben detto! Questa è la determinazione dei veri campioni! La voglia di vincere è l'arma migliore! Nel secondo tempo attaccate! Senza tregua! Stiamo seguendo la finale del Football Frontier International. Sta per iniziare il secondo tempo e le squadre sono in parità grazie al gol segnato alla fine della prima frazione di gioco dalla squadra giapponese. Per la Inazuma, al posto di Nathan Swift, scende in campo Caleb Stonewall. Probabilmente Mr. Travis vuole cambiare il ritmo dell'attacco rispetto al primo tempo. Ecco che i piccoli giganti entrano in campo. Colpo di scena! Il portiere Hector Helio è stato schierato in attacco. Nel girone eliminatorio del torneo, Hector ha giocato spesso in attacco, segnando parecchi gol. Ciononostante, durante la fase finale ha sempre ricoperto il ruolo di portiere. L'allenatore Arrows ha scelto di stravolgere l'assetto dei piccoli giganti. Hector Helio ha dato prova di una grandissima versatilità. Sarà interessante verificare l'utilità effettiva di questa mossa. Allora nel secondo tempo giocherò in attacco? Esatto. Dobbiamo tornare in vantaggio al più presto. Siamo nelle tue mani, Hector. Sarai la nostra punta di diamante, capitano. Stai tranquillo. Alla porta ci penso io. Adesso te la vedrai con me. Non mi fai paura. Che senso ha spostarlo in attacco? Ricordatevi il rinvio che ha fatto nel primo tempo.
Non dobbiamo sottovalutarlo. Hai ragione. Dobbiamo marcarlo stretto, ci pensiamo io e Harley. Tranquillo, faremo di tutto per mettergli i bastoni fra le ruote. Bene, andiamo. Sì! Sì! Mark! Dobbiamo segnare ad ogni costo. Certamente. Mi fido di te. Ci siamo. Tra pochi istanti avrà inizio il secondo tempo. Quale squadra si aggiudicherà il titolo? Sarà forse la squadra del sollevante, la Inazuma, o la sorpresa del torneo, i piccoli giganti? L'arbitro ha fischiato, la palla è in gioco. Vediamo come sei bravo in attacco. Thorwald non l'ha nemmeno visto passare! Non ti illudere, da qui non passi! Lastro di ghiaccio, potenza 2! John Frost ha bloccato il capitano dei piccoli giganti! Forse la chiave della vittoria sta nel controllare Hector, ma dovranno farlo per tutto il secondo tempo. Tu, Xavier! Carica stellare! Wonder! Oh! Mountain non riesce a ostacolare la bordata di Foster! Mano di luce! X! Come ha fatto? Parata! Incredibile! Anche il secondo portiere è in grado di eseguire la mano di luce X! Grazie a un'azione coordinata con Mountain, il portiere è riuscito a neutralizzare la scarica stellare! Segnare non sarà un'impresa facile. Anche lui è un portiere di tutto rispetto. La palla passa a Gareth Clark! Sicuramente la Inazuma marcherà Hector con molta attenzione. Non mi permetteranno di passargli il pallone facilmente. Ma riusciremo a superare la difesa e ti permetteremo di tirare. Abbi fiducia in noi. Da qui non si passa! Le minacce non bastano! Prova a fermarmi! Volo planante! Oh. Oh. Gareth! I piccoli giganti mantengono il possesso di palla, ma non riescono ad avvicinarsi alla porta avversaria. Quando la tua voglia di vincere è superiore a quella dell'avversario, sei un passo davanti a lui. Non importa quanto forte sia, gioca come se fosse la tua ultima partita e sfodera le tue armi migliori. Desidera la vittoria più di qualsiasi altra cosa, ma combatti nel campo in cui sei più bravo. È il momento! Devo passare! Attenzione! Kane ha intercettato il cross di Cruz, deviandone la traiettoria! Non sprecherò questa occasione! Preparati, Mark! Siamo uno di fronte all'altro! Finalmente abbiamo la possibilità di assistere all'atteso confronto tra i due capitani! Sono pronto! Fatti sotto! Calcio rovesciato X! Parata suprema! No! Gol! Hector Helio ha segnato, coronando la bellissima azione che i suoi compagni avevano costruito! La parata suprema è stata annientata. Questa è la vera forza di Hector. Siamo in vantaggio. La sua tattica ha funzionato alla perfezione. Già, e adesso cosa farai, Mark? I piccoli giganti hanno stravolto il loro modo di giocare. Prima i loro schemi si basavano sul talento dei singoli, ma ora fanno gioco di squadra. Mark, devi prendere delle contromisure. Per affrontare un avversario che improvvisamente cambia tattica nel corso della partita, l'unica cosa da fare è pensare in fretta e reagire in modo sorprendente. Fortunatamente per la Inazuma, Mark ha ereditato il tuo stesso genio, David.
Il suo spirito combattivo è incrollabile. Non si arrende mai di fronte alle difficoltà, non importa quanto siano insormontabili. Che potenza incredibile! Mi fanno male le mani. Stai in guardia. La prossima volta non segnerai. La partita riprende con la Inazuma in svantaggio. Dobbiamo riprovarci. Non credo che funzionerà. Lo so, ma dobbiamo tentare. Avanti, ragazzi, coraggio. Via! Vai così! Accidenti! Maximino! L'unico modo per segnare è far arrivare la palla a Detto! L'ha intercettata! Sei tu il punto di forza dell'attacco! Non mi sorprenderai ancora! Axel! Piazzata dribla! Grado 2! Il trio Blaze, Stonewall e Ops sferra un altro attacco! Mano di luce X! Evoluzione 1! Ah. Ha potenziato il colpo! Grazie alla crescita dei singoli atleti, anche la squadra è cresciuta. Ma anche gli avversari hanno margini di miglioramento. Ho dei compagni fantastici. Mark Evans, giocando contro di te siamo diventati molto più forti. Tu sei il migliore degli avversari. Complimenti, siete una squadra fortissima. Però vi manca ancora qualcosa per essere dei campioni. Che intende? Un degno rivale. Un rivale? Finalmente ho capito cosa voleva dire. Quando ti misuri con qualcuno, la crescita dell'avversario fa crescere anche te. Grazie, Mark Evans. Adesso so che avere un rivale è necessario. Il calcio è la mia vita. E da oggi lo amo ancora di più. Volo planante! Livello 2! Nel secondo tempo gli avversari della Inazuma hanno preso il sopravvento. I giocatori si spostano in attacco e in difesa senza lasciare l'iniziativa agli avversari. Ma come fanno? Diventano sempre più forti. Se è così, allora vincere sarà ancora più esaltante. All'attacco! Pinguino Imperatore numero 3, grado 3! Sono eccezionali, bravissimi! Mano di luce X, potenza 2! Ha evoluto ancora la sua tecnica. La partita è un susseguirsi di capovolgimenti di fronte. Hector è in possesso della palla. Calcio rovesciato X! Se loro diventano più forti, noi non possiamo essere da meno. Parata suprema! Grado 2! Parata! Mark Evans ce l'ha fatta! L'ho costretto a fare un'evoluzione. Mark Evans, sei un mito. Sei un grande. E anche i tuoi compagni. Il mister aveva ragione. Ce l'ho fatta! Vai, Jude! Parerò tutti i tuoi colpi. Io non mi arrendo mai. Non è finita. Mark non è da solo. Anche noi possiamo diventare più forti. Xavier! Grande fuoco! Mano di luce X, potenza 2! Gol! Siamo 2-2! La squadra giapponese li ha raggiunti per la seconda volta! È davvero strano.
Nonostante sia seccante essere stati raggiunti, non posso fare a meno di divertirmi. Attenzione, il portiere è a terra dolorante. Forse si è infortunato cercando di parare il grande fuoco. Facciamo un cambio. Hector, ritorna in porta. Hector Helio ritorna in porta e fa spazio a un altro attaccante. Come influirà questo cambio sull'andamento generale della partita? La partita riprende. Vi faremo vedere che Hector non è il solo in grado di segnare. Scarica doppia! Parata suprema! Grado 2! Ragazzi, ancora una volta! Grande fuoco! Mark ha parato il mio calcio rovesciato X. Non posso essere da meno. Voglio vincere questa finale e diventare il migliore! Mano suprema! Parata! Hector Helio ha neutralizzato un tiro violentissimo! Grazie al suo spirito combattivo ha inventato una nuova tecnica. Avevo ragione, una sana competizione stimola gli atleti a migliorarsi sempre più. Mano suprema! Hector, sei incredibile! Lo vedi, Mark? Quando tu diventi più forte, anche io mi rafforzo. E quindi anche la mia squadra. Partita! Nessuno cede il passo! Siamo in parità assoluta! Le squadre sono talmente concentrate che ormai si trovano in una situazione di stallo! Avanti, ragazzi! Toglietevi questo peso dal petto! Intende dire che ce l'avevano ancora? Forza! Forse so che vuol dire. Capitano, il mister se l'ha dimenticato. Ci siamo già tolti i pesi prima che iniziasse la partita. No, vuole dire il peso dal cuore. Cancelliamo la paura di perdere. Non dobbiamo avere rimpianti alla fine di questa avventura. Come sempre, il mister ha ragione. Giochiamo rilassati, divertiamoci. Avanti, ragazzi! Tutti all'attacco! Entrata esplosiva! Davvero incredibile! Il numero 10 è quasi arrivato in area di rigore! Anche questa sarà una magia del mister? Colpo multiplo! Blocchiamoli! Colpo di scena! Radio intercetta il pallone con uno scatto felino! Le parole dell'allenatore non volevano solo liberarci dalla paura di perdere. Volevano ricordarmi che io non sono solo un portiere, ma che posso anche avanzare per attaccare. Sto arrivando, Mark! Fatti sotto, ti sto aspettando! Calcio rovesciato X, livello 2! Il calcio rovesciato è potentissimo! Attento, Mark! Parata suprema, grado 2! No! Mark Evans è in evidente difficoltà! Oh.
Il tiro non passa, la palla colpisce la traversa, ma rimane in possesso della squadra che attacca. Fiamma selvaggia! Andiamo! Non ci credo, è già tornato in porta. Colpo multiplo, livello 2! Continuano a tirare loro! Capitano, ti sei fatto male? Tranquillo! Bruce prende la palla, la squadra è concentratissima! Rientrate in difesa! Sia che giochi in attacco o in qualità di portiere, è Hector il perno della squadra, grazie a lui c'è armonia e fluidità. Così come al centro della Inazuma c'è Mark, Hector è al centro della sua squadra. L'offensiva continua! La Inazuma cerca disperatamente di difendersi! Il tempo regolamentare è agli sgoccioli. Da questo momento ogni azione potrebbe portare al gol decisivo. Eccezionale! Hector si è di nuovo avventurato all'attacco! Il mister mi ha concesso tutta la sua fiducia. Mi ha insegnato quanto sia favoloso il calcio. Per questo io, anzi, tutti noi, vinceremo questo torneo grazie a lui. Calcio rovesciato X, livello 2! Lo fermerò, parerò questo tiro. Parata suprema, grado 2! Incredibile! Sono tornato indietro per difendere la porta! Fuori! La Inazuma è riuscita a scampare il pericolo, ma continuano le occasioni da gol per gli avversari. Come immaginavo, anche la Inazuma, stimolata dalla competizione, sta migliorando a vista d'occhio. Mark, devi impegnarti a fondo per essere il loro capitano. Entrata esplosiva! Evoluzione 1! Fiamma selvaggia livello 2! Colpo multiplo! Livello 2! Scarica doppia livello 2! Parata suprema! Grado 2! Rientrate! Difendiamo la porta! La Inazuma non riesce a prendere l'iniziativa a causa del pressing insistente degli avversari! Deve essere stato un lavoro estenuante preparare una squadra così versatile. Complimenti, David. Ma non ti illudere, a guidare la Inazuma c'è Travis, l'uomo che è riuscito a portarli fin qui tra mille difficoltà. Mister Travis! Finora papà non si era mai mosso dalla panchina, chissà che vorrà fare. Ora ascoltatemi tutti, questa è l'ultima indicazione che vi darò. Il calcio è soprattutto divertimento. Divertimento, ha detto? Me lo ricorderò, mister! Sì, anch'io! Anche lui! Ma come gli è venuto in mente? Gli ha consigliato di divertirsi in un momento simile. Probabilmente è un modo per allentare la tensione e aiutarli a esprimere al meglio le loro potenzialità di gioco. Bravo, bella scivolata, Jude!
Ma non farmi ridere! Non hai nemmeno toccato la palla! Fatti coraggio, David! Non darti per vinto, Xavier! Andate avanti così! Bravissimo! La prossima la prendiamo! Stanno sorridendo tutti! Nonostante non siano ancora riusciti a toccare un pallone. Che bello! Sembra che si stiano divertendo! Il calcio è divertimento! Il mister voleva dimostrarci che ci vuole bene. E non solo lui. Moltissime persone ti fanno per noi. Tutti quelli che sono in panchina, quelli che non sono riusciti a partire e sono rimasti a casa. Todd, Jim, Steve, Timmy, Sam, Maxwell, Jordan. Stanno lottando tutti insieme a noi su questo campo. Avanti, ragazzi. Divertiamoci anche per loro. Da non credere. Lentamente stanno recuperando il controllo. Si stanno rafforzando. La Inazuma sta riuscendo finalmente a difendersi. Le parole dell'allenatore Travis hanno dato una bella scossa ai ragazzi. Non vi permetterò di segnare. Flor perde il possesso del pallone. Finalmente la Inazuma ruba palla all'avversario. Chi riuscirà a trarre vantaggio da questa situazione? Hector, abbandonata la porta, si è portato nuovamente in attacco! Elio contro Evans! Uno contro l'altro! Attento, Mark! Anche se diventate più forti, siamo sempre pronti a reagire! Calcio rovesciato X! Livello 3! Calcio rovesciato X! Livello 3! Un'altra evoluzione! Parata! Suprema! Grado 3! Ha risposto all'evoluzione dell'avversario evolvendosi a sua volta. Sei fantastico. Sei forte. Sei veramente forte, Mark. Sto lottando insieme a tutti voi. Il calcio è davvero lo sport più bello del mondo. Di sicuro l'arbitro concederà qualche minuto di recupero. Ormai siamo agli sgoccioli. All'attacco! Nessuna delle due squadre mostra segni di cedimento. Chi riuscirà a segnare il gol della vittoria? Mark Evans si porta in attacco! Manca pochissimo alla fine, lui si porta in attacco! Capitano! 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 Mark! Mark! Tutti in difesa! Avanti! Forza! Dai, Mark! Coraggio! Mark! Non fermarti! Se sono arrivato fin qui, è stato grazie a tutti voi! Capitano! Mark! Forza, tutti insieme! Sia triplo!
fermerò! Saremo noi piccoli giganti a vincere! Mano suprema! Grado 2! Evviva, ce l'ho fatta! L'ho fermato! È fortissimo! Lo fermerò! Parerò questo tiro a ogni costo! E gol! La Inazuma si è portata in vantaggio! La partita ormai è finita! Non ci credo! Abbiamo vinto! Provo a pizzicarmi una guancia! Abbiamo vinto! Ce l'abbiamo fatta! La partita è finita! Il Football Frontier International ora è sul tetto del mondo. Una partita sofferta, senza precedenti nella storia del calcio. Uno scontro duro ma leale. Questi piccoli campioni hanno infiammato gli animi degli spettatori. Una finale di cui si parlerà per molto tempo. In perfetta armonia con il suo capitano Mark Evans, la squadra della Inazuma è riuscita a ottenere la vittoria superando innumerevoli difficoltà. Evviva! E rabbia! C'eravamo così vicini! Non dimenticate questa lezione! Affinate la vostra tecnica! Diventate sempre più forti e vincerete! Sì, mister! Eccoci, mister Travis! Lasciatemi dire che c'è ancora molto da migliorare. Ma in questo momento siete la squadra under 15 più forte del mondo. Siete stati bravi. Grazie dal profondo del cuore, mister.